Ciao a tutti e bentornati a Cucina con D, come Donald Duck, o per chi non dovesse parlare inglese, Paperino. La ricetta che vi voglio presentare oggi è la finta pizza, una ricetta che mi ha sempre fatto mia nonna fin da quando ero piccola e quindi ho voglia di riproporla anche a voi. Non perdiamoci in chiacchiere, come al solito andiamo subito agli ingredienti e alla preparazione. Pane tipo pugliese a fette, delle sottilette, olio extravergine di oliva, una confezione di sugo, origano, sale e pepe quanto basta. Per prima cosa foderiamo una leccarda con della carta da forno e successivamente aggiungiamo le nostre fette di pane tagliate a metà. Mettiamo su un filo d'olio a tutte le nostre fette. E spennelliamole per dare uniformità all'olio. Aggiungiamo ora il sale e un pizzico di pepe. Ora è il turno della salsa di pomodoro. Cospargiamole di origano e infine adagiamoci sopra mezza fetta di sottiletta. Voilà! Ed inforniamo il tutto per 25-30 minuti a forno preriscaldato a 160 gradi. I 25 minuti sono passati ed ecco ciò che abbiamo ottenuto. Bene, questa video ricetta si conclude qui. Vi ricordo come sempre di votare il video pollice in su o pollice in giù, condividerlo sui vostri social network. Qui sotto nell'info box vi lascio gli ingredienti e i vari link ai social, sito per acquistare le mie magliette belle belle e nient'altro. Lasciatemi un commento qui sotto e noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao ciao!